Storico ritorno in aula dopo 14 anni del Consiglio Comunale nella ritrovata sede di Palazzo Margherita. Sindaco, giunta e consiglieri di nuovo sugli scranni dell'aula consigliare ufficiale. Un Consiglio Comunale che si è aperto con il riconoscimento ad un cittadino illustre, Alessandro Palmerini, che dall'Accademia dell'Immagine è arrivato ai vertici della TV e del cinema italiano internazionale. Tecnico del suono, suo il Davide di Donatello per il miglior suono con il film Le Otto Montagne, ma già ne aveva ottenuto un altro nel 2013 con il film Diaz di Daniele Vicari. Ma lo è sicuramente non tanto dal punto di vista professionale, ma quello da cittadino, cioè ricevere una gratificazione, un affetto, un abbraccio così forte dalla mia città, quella nella quale purtroppo per ragioni di lavoro non posso più vivere, però nella quale torno appena ho occasione, dove sono nati i figli e che porto sempre nel cuore con me, è una cosa bellissima. Poi farlo in una giornata particolare come questa, cioè la riapertura della sede storica del Consiglio Comunale, lo è ancora di più. Ma il Consiglio di oggi è importante anche dal punto di vista politico per l'approvazione del bilancio. Un bilancio solido e coerente, ha detto il sindaco Pierluigi Biondi, contrariamente a quanto dice l'opposizione. Innanzitutto è sicuramente una giornata importante perché per la prima volta si riapprova un bilancio dentro Palazzo Margherita e lo facciamo entro la scadenza del 31 dicembre. C'eravamo riusciti soltanto noi in passato e questo deriva dalle certezze che abbiamo ottenuto grazie all'attuale governo sui trasferimenti per le minori entrate e le maggiori uscite che ci consentono di quadrare i conti. È un bilancio equilibrato, è un bilancio consapevole, serio, manteniamo gli sgravi che avevamo previsto già negli anni scorsi, c'è l'attenzione alle famiglie, alle imprese, in generale ai cittadini e andrà sempre meglio perché nei prossimi giorni annunceremo che finalmente i conti del Comune dopo anni di viaggi della speranza a Roma sono messi in sicurezza da un provvedimento contenuto nella legge di bilancio che verrà approvata in Parlamento in queste ore.